Di nuovo icone su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuova puntata del corso di iconografia. Oggi curiamo i visi e gli incarnati di Madonna e Gesù Bambino. Non è tanto differente da quello che abbiamo visto fare per Sant'Agata, però spostiamoci il piano da lavoro per andare a fissare contenuti che già in qualche modo conosciamo. Ed eccoci pronti per riprendere la nostra scrittura dell'icona. L'importante è avere la postazione pronta, i pigmenti ben sciolti, il tuorlo con l'aceto, dell'acqua, dei tovaglioli per scaricare l'eccesso di pennello, io qui, vedete, ciao, e cominciamo subito. Ora, io non so se da voi si veda con la luce, ma è evidente la variazione cromatica tra i due ori, fatta semplicemente utilizzando la gomma lacca. Se volete vedere come sono riuscita ad avere due toni di oro differenti, il video ve lo metto dove c'è la I col pallino, qui esattamente. Benissimo, cominciamo subito. Inizierò dal viso della Madonna, quindi copro la mia tavoletta per non sporcarla e piano piano comincio a creare la mia tavolozza. L'incarnato è dato da lui, una punta di rosso, una punta di nero. Ok, e cominciamo. Cominciamo ad immettere il colore dapprima con un leggero strato per creare il substrato e poi subito la bella pozzanghera di colore ben coprente, come vedete. Iniziamo dallo scuro, lo facciamo essiccare e dopo piano piano arriviamo al chiaro. Comincio a schiarire l'incarnato aggiungendo un po' di giallo limone e uso direttamente questo leggermente più chiaro sul viso del Gesù Bambino. Così facendo i toni diverranno differenti tra Madonna e Bambino e si distingueranno i due incarnati. Adesso stratifichiamo colore sempre di più, lo stesso lo useremo sulle mani e anche sui piedi. Pur non essendo inquadrati hanno sempre lo stesso trattamento. E andiamo a ridefinire i dettagli anatomici per non perdere le fattezze della Madonna e del Gesù Bambino e non trovarci spaesati nel percorso di ridipinto. Riprendiamo a rischiarare leggermente il volto della Madonna portandolo sempre di più sul giallo, perché questa Madonna è molto gialla in viso. E allora prendiamo il giallo, prendiamo ed ecco le prime lumeggiature. Aggiusto il tono, fondo gli strati, aggiungiamo colore finché non siamo soddisfatti, aggiusto l'incarnato aggiungendo un po' di bruno, questo per... E vedete già la vibrazione tonale, no? Con questi aggiustamenti di tono. E adesso continuiamo ad aggiungere pigmento di diversa cromia fino a quando non raggiungiamo il tono di incarnato desiderato. E allora, come vedete, la pelle, vi ho sempre detto, si fa con rosso, nero, ocra, a cui potrete aggiungere i colori dei bruni per fare le ombre o i chiari come il giallo Napoli per fare le parti più in luce. Non usate i bianchi se non solo alla fine per dare gli assist. Mentre andate avanti e procedete, ricordatevi sempre di ridefinire i tratti anatomici con gli scuri. Gli scuri devono accompagnarvi sempre per non farvi perdere nel percorso di scrittura, perché se perdete la forgia dell'occhio o del naso sarà difficilissimo ricostituirla a memoria. L'icona non è un'opera che deve andare a memoria, l'icona è un'opera che deve seguire un prototipo e il prototipo deve rimanere sempre impresso sulla tavoletta e di volta in volta quindi dovrete ripristinare le orme dello spolvero con il colore. Attenti ai piccoli particolari, la bocca, il naso, l'attaccatura del naso alla fronte e alle sopracciglia, sono queste che caratterizzano proprio l'icona. Dedicate tanto tempo a queste minuzie. Guardate quanto io tergiversi proprio su questi particolari. Dedicate
Definisco i contorni dell'incarnato, in questo caso i capelli, ma più avanti vicino alla mano vedrete anche che faccio una piccola campitura del manto della Madonna per stabilire i volumi, gli spazi che occupano gli incarnati. Avere lo scuro attorno, avere già quello che vi è accanto, aiuta a capire se ci stiamo muovendo bene con le proporzioni o se stiamo eccedendo in apposizione di colore. Quindi fate sempre la campitura esterna, quindi circondate di colore il campo dell'incarnato che volete scrivere. Così vi verrà più facile capire sia il cadenzare dei chiaroscuri, non eccederete avendo lo scuro attorno, e in secondo luogo capirete anche in maniera certa lo spazio che potete occupare per quel determinato dettaglio anatomico. Vedete, è sempre la stessa cosa, riintensificare i dettagli anatomici col nero, quindi schiarire, quindi immettere le ombre, quindi in caso schiarire ancora. E come vedete qui ho fatto la campitura attorno per delineare bene gli spazi da occupare. È molto semplice, è un reiterarsi dei gesti che dovete fare vostro e capire per poter procedere nel giusto modo. E adesso, dopo che ho definito tutti gli incarnati, vado specificatamente a chiuderli con gli ultimi chiaroscuri e le ultime definizioni di colore. Visto che bello, è una parte molto importante e suggestiva dell'intera opera, è quella che in certo modo dà vita alla nostra icona. Da questo momento in poi sarà tutto molto più partecipato, no? La Madonna, Gesù Bambino sono già là. La faccia di Gesù Bambino potrebbe destare qualche curiosità su qualcuno di voi. Sembra vecchio, sembra già grande, è fatto apposta. Nell'iconografia infatti il volto del Cristo è un Cristo consapevole, sin da piccolo. Lui è un bimbo adulto che è sceso in terra per salvare il mondo con la consapevolezza di questa sua venuta. Un bimbo che porta su di sé il carico del peccato e un bimbo che porta su di sé la consapevolezza che sarà presto ucciso dagli uomini che lui è venuto a salvare. Di conseguenza, ecco perché le fattezze così corrugate, adulte, di quel faccino che non è tanto più da bambino. Allo stesso modo, la Madonna ha sempre uno sguardo malinconico tendente al Cristo. Anche questo sguardo deriva dalla consapevolezza del fatto che quel figlio non starà con lei per sempre, ma per un periodo di tempo ben circoscritto, almeno qui sulla terra. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, fatelo conoscere a chi pensate possa piacere il corso di iconografia e fate in modo che Arte per Te possa portare avanti sempre con maggiore vigore i contenuti più seri. Grazie a tutti se mi aiuterete a farlo. Vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, gli altri miei due canali, ma soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!